Rossi Danielli lo ha cominciato gli scavi di Ferretto con la nostra associazione e che ha continuato le sue opere anche dopo la morte di Luigi Rossi Danielli, fino a prima del periodo bellico. Dopodiché, intorno agli anni 60, il professor Paolo Giannini ha recuperato la documentazione dell'associazione e ha ricominciato a farla vivere. E da allora abbiamo recuperato numerosi reperti archeologici costituiti tutti quanti custoditi al Museo della Rocca Albornoz di Viterbo. E numerose manifestazioni scolastiche presso gli istituti scolastici e attualmente ci stiamo occupando del restauro di un affresco sulla chiesa di San Pellegrino a Viterbo, uno dei pochi che raffigura Santa Rosa. Abbiamo in essere un concorso scolastico per disegna una moneta per Acqua Rossa, il sito archeologico di Acqua Rossa, l'unico abitato etrusco presente nella località. E, è presso gli istituti scolastici, per cui adesso a breve cercheremo di coniare questa moneta con le idee degli studenti. Inoltre, per quanto riguarda invece le nostre pubblicazioni, abbiamo pubblicato il catalogo delle ceramiche del monastero di Santa Rosa, Tuscia Nascosta, che è un libro guida dei 20 siti archeologici poco conosciuti della Tuscia viterbese, e Frammenti 2015, che è il nostro annuario.